Non si può, ragazzi! Non si può! Non si può fottutamente! No, 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 no! Così non va! Così non va! Buonasera a tutti, ragazzi! Benvenuti e bentornati qui al canale YouTube! Io sono C29 e oggi, ragazzi, siamo qua! Tornati nuovo video! Mamma mia! Primo video sfogo in questo canale! Probabilmente io mi auguro di no, ma dopo la partita di stasera ne vedremo tanti di super sfoghi, ragazzi! Ne vedremo tanti! Peggio di Shikulfa ai tempi d'oro! Piano con gli scavi, però siamo lì. Prima di iniziare, però, ragazzi, in questo post partita di Juventus Bologna, mi raccomando, like, iscrizione, attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi. Dobbiamo arrivare a 200 iscritti prima possibile. Seguitemi su Instagram, Twitter, TikTok, Instagram, piattaforma viola, qui dappertutto. Non ce la faccio neanche più a parlare. Allora, mi sa, non voglio ovviamente dirlo, però mi sa che la partita di Udine è stato un caso. È stato un caso perché veramente. Veramente una vergogna oggi, prestazione orrenda nel primo tempo e nel secondo tempo, giocatori che contro Udinese hanno fatto una partita clamorosa mai visti, Chiesa, Cambiaso, cioè, boh, io non so cosa dire, cioè siamo entrati in campo con un atteggiamento veramente vergognoso, ridicolo, e qui mi viene da dire, o cambiamo atteggiamento subito, oppure va a finire come la scorsa stagione. Io sono sicuro, cioè se non cambiamo atteggiamento entro la partita con l'Empoli, quindi la prossima, la settimana prossima, possiamo mandare, passatemi il termine, a fanculo anche questa stagione, come la scorsa, come quella prima e come quella, quella prima ancora. Perché non si può. Ok, il Bologna gioca bene, ok, il Bologna è un'ottima squadra, ok, tutto quello che volete, ma non possiamo giocare così. Poi gli episodi arbitrali non li possiamo andare a commentare, perché il gol annullato Vlahovic per il regolamento è giusto annullarlo per il fuorigioco di Rabiot, il rigore su Ndoye del Bologna ci poteva stare, però io non sono un arbitro, io non ho la qualifica in arbitro e nulla, quindi non voglio parlare, non voglio entrare in campi non miei, io voglio dire la mia da tifoso. Io sono veramente preoccupato, perché se ero molto contento le partite del precampionato e dopo la partita contro Udinese, oggi dopo la partita contro Bologna sono veramente molto molto preoccupato, perché una prova proprio male, cioè è stata preparata male da Allegri, da Magnanelli, da tutto lo staff del tecnico livornese. Questa partita è stata preparata male, siamo scesi in campo proprio male. Poi è ovvio che uno può dirmi, sì Cibi, ma meglio un pareggio che una sconfitta. Ovvio, ma meglio una vittoria che un pareggio. Ma cioè, è veramente ridicolo, potevamo vincere, non abbiamo vinto, abbiamo pareggiato. Fortuna che non abbiamo perso, perché però no, non si può. Ha steccato l'Atalanta, ha steccato la Roma, noi non potevamo steccare, dovevamo cogliere, abbracciare questa opportunità enorme, invece non è così. Stasera il Napoli vincerà, ieri il Milan ha vinto, domani l'Inter vincerà, tutti ci sfotteranno, tutti arriveranno in classifica davanti a noi e questa stagione se ne andrà a farsi fottere. L'ho già vista, ragazzi, io l'ho già vista, perché siamo scesi in campo con un atteggiamento vergognoso, vergognoso. Cioè, mio nonno, se metto in campo mio nonno, gioca meglio. Cioè, io rido per non piangere, no, ragazzi. Prestazione orribile. Poi, è vero, complimenti, tanti applausi a Thiago Motta, al suo staff, a tutta la squadra del Bologna. Ottima partita, ottima prestazione, tutto quello che volete, ma voi non potete giudicare, cioè non, voi non potete giustificare la prova della Juventus. Veramente ridicolo per quel che mi riguarda. O cambiamo atteggiamento già dalla prossima di Empoli, oppure questa stagione, ve lo dico io, possiamo chiuderla qui. Potete dire, sì Cibi, ma è presto, la seconda giornata, ok? La seconda giornata, oggi, di un anno fa, contro la Roma, abbiamo pareggiato 1-1. Dico solo questo, ragazzi, dico solo questo. Contento per Dusan che abbia segnato, sì, sono contento per Dusan, bravo Dusan, tanti applausi, ma non si può, cioè, non si può veramente. Poi domani, adesso ho dimenticato, sono proprio tanto nervoso. Poi domani mattina, mente fredda, con calma, mi metto qui e registro le pagelle che ha creato 20-25 minuti, dove andrò a dirvi tutto questo, è un po' un mini sfogo, però dai ragazzi, non si può. Ancora una volta tanti complimenti al Bologna, perché veramente mi hanno stupito, non mi aspettavo una prova così dei rossoblù, veramente tanti complimenti, però male 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 la Juve, veramente molto molto male. Fatemi sapere la vostra nei commenti, dobbiamo cambiare subito, avevamo le prime tre partite, Udinese, Bologna e Empoli, dove potevamo fare 9 punti, noi li abbiamo fatti
Fateci sapere la vostra, like, iscrizione, ci vediamo domani mattina con le pagelle. Sono veramente deluso e amareggiato, ragazzi. Nulla, un saluto da 59. Bella.